E ragazzi, bentornati alla parte 2 di questo video delle 10 cose che avrei voluto sapere quando ho iniziato la palestra. Tanti errori che ho sentito, che mi sono stati detti e che mi hanno fatto buttare via uno o due anni di palestra, di progressi, di risultati. Se non l'avete visto, la parte 1 la leggo in questo momento. Iniziamo subito col punto numero 6. Quando ho iniziato la palestra pensavo che la monofrequenza fosse il tipo di allenamento per lifter avanzati, se tu fosse il segreto dei bodybuilder. Erano diventati così grossi perché si allenavano in monofrequenza e quindi anche io ho smesso di fare semplicemente il full body, perché di solito quando entriamo in palestra facciamo tutti un full body, alleniamo più gruppi muscolari nello stesso allenamento. Poi però quando ci perdiamo a leggere su internet riviste, parliamo con personal trainer, ci dicono: ecco, tieni un programma monofrequenza, fai chest Mondays, fai la schiena di mercoledì, fai le gambe, eccetera eccetera. In questo modo colpiamo solamente una volta a settimana ogni gruppo muscolare, e questo è sbagliatissimo, e vi dico esattamente il perché. Per costruire la massa muscolare magra dobbiamo aumentare i livelli di sintesi proteica. In un lifter naturale, quindi io e te, i livelli di sintesi proteica naturalmente rimangono elevati dalle 24 alle 36 ore dopo il nostro allenamento. Quindi se io oggi lunedì vado ad allenare il petto, fra due giorni la sintesi proteica di quel gruppo muscolare, i livelli saranno ritornati a livelli normali e non starò più costruendo della massa muscolare per quel gruppo. Quindi la monofrequenza che cosa fa? Praticamente, se voi colpite il gruppo muscolare una volta a settimana, rimarrete 5 giorni senza progressi su quel gruppo muscolare. Ed è per questo che magari all'inizio può funzionare, perché quando entrate in palestra all'inizio il vostro fisico, corpo non è abituato all'allenamento, quindi qualsiasi cosa fate, qualche risultato in più lo otterrete, ma poi vedrete che dopo 2-3 mesi non noterete più niente. Ed è lì che vi dico, rivalutate tutto, non ascoltate la scheda che vi ha dato il vostro personal trainer, che spesso vi mettono in monofrequenza perché vedete un po' di risultati, quindi pensate che state facendo qualcosa di giusto, ma non sono i risultati velocizzati ottimali, perché se tutti voi avete i risultati velocissimamente in un anno, il vostro personal trainer non ha più business. Quindi vedete da un punto di vista, io vi sto dando l'informazione vera com'è legata alla scienza. Quindi, dato che la sintesi proteica rimane elevata dopo un allenamento per 24-36 ore, se voi fate i calcoli dobbiamo colpire ogni gruppo muscolare dalle 2 alle 3 volte a settimana. Allora, adesso tu mi dirai, sei un pazzo, dobbiamo riposare, siamo lifter naturali, poi andiamo in overtraining. No ragazzi, sintesi proteica, ovviamente dovete cambiare, modificare il volume, non potete più distruggere il petto come facevate una volta, ma invece di allenare e distruggere il petto solamente una volta a settimana, il volume totale di quella sessione di allenamento che facevate per il petto la potete dividere in 2 o 3 sessioni ogni 2-3 giorni. Quindi dovremmo colpire ogni gruppo muscolare con una frequenza di 2-3 volte a settimana, 2 volte minimo tutti i gruppi muscolari, 3 volte consiglio i gruppi muscolari che volete magari accelerare, diciamo, i gains. E ovviamente vi starete chiedendo: e perché quello lì è enorme? Perché ho trovato la scheda di Jay Cutler, lui è enorme, è un Mister Olympia e lui si allena solamente in monofrequenza allenando un gruppo muscolare a sessione per 2 ore, perché non lo posso fare io? Lui è più grosso di te, ovviamente. Ragazzi, sta mancando un ingrediente importante, che è la vitamina S, sono gli steroidi. Questi qua purtroppo non ve la dicono tutta, la maggior parte, direi il 90% di chi fa le competizioni magari prende steroidi, non sono lifter naturali, quindi per loro con gli steroidi i livelli di sintesi proteica rimangono elevati artificialmente per tutta la settimana, sono sempre elevati, quindi loro possono fare così, possono allenarsi solamente una volta a settimana per un gruppo muscolare e faranno dei progressi e otterranno dei risultati anche in monofrequenza. Per noi multifrequenza. Numero 7. Le macchine e i movimenti di isolamento non fanno niente. Dovete passare a fare movimenti multiarticolari, movimenti composti, perché è quello dove noterete veramente i risultati più importanti e dei cambiamenti visivi nel vostro fisico. Per quale motivo? Anch'io quando la prima volta sono entrato in palestra mi sono messo a fare le macchine, sì, un po' di petto, un po' di macchina bicipiti, macchina per le gambe, e pensavo, ovviamente all'inizio pensi di star facendo qualcosa, oppure ovviamente non li avete visti tutti i ragazzi, ah sì, poi io solamente le braccia grandi, iniziano a fare solamente braccia, movimenti di isolamento, eccetera eccetera. Ragazzi, cosa importantissima, i movimenti multiarticolati che io ho iniziato a fare magari un anno e mezzo fa, ed è da lì che io ho visto dei risultati completamente devastanti, completamente quello che non avevo mai visto prima. Ho iniziato veramente a progredire il mio fisico. I movimenti composti sono praticamente movimenti, esercizi tipo squat, panca, military press, eccetera eccetera, che utilizzano diversi gruppi muscolari nello stesso movimento.
Per quale motivo sono così importante? Perché i movimenti composti vi fanno reclutare molte più fibre muscolari, appunto di diversi gruppi muscolari, e riuscite a caricare il massimo del peso, riuscite a sollevare molto più peso che nei movimenti di isolamento. Quindi questo poi comporterà ovviamente il sovraccarico progressivo, progressive overload, ed è questo che vi farà crescere la massa muscolare magra. Quindi veramente una priorità importantissima, i movimenti composti devono essere la priorità nel vostro allenamento. L'80% di quello che fate in palestra dovrebbe essere movimenti composti, e dovrebbero essere tutti all'inizio del vostro workout, quando siete freschi, entrate in palestra, fate squat, panca, eccetera eccetera. Se seguite uno dei miei allenamenti sono tutti impostati nello stesso modo. Veramente la vostra priorità dovrebbe essere di sollevare sempre più carico su questi movimenti. Poi il 20%, la ciliegina sulla torta, sono i movimenti di isolamento, in cui potete fare magari un po' di pump, in cui veramente potete magari target il deltoide laterale, i bicipiti, i tricipiti in modo un po' più eccessivo per velocizzare anche i gains in queste parti del corpo. Ma bread and butter del vostro allenamento, priorità assoluta, sono i movimenti composti. Metteteli all'inizio e pensate a progredire su questi movimenti. Lasciate stare le macchine, magari una volta a settimana se volete un po' di defaticamento eccetera eccetera, ma veramente se volete vedere i risultati, dimenticate tutto questo e iniziate subito con i movimenti composti. Altro errore, questo l'ho fatto e continuo a farlo tuttora. Allora, senza una dieta apposita, andando semplicemente in palestra, vedrete dei risultati meno che ottimali. Sicuramente potrete notare alcuni risultati anche semplicemente se andate in palestra e vi spaccate, soprattutto se avete una genetica buona. Però se state guardando questi video, magari presumo che non abbiate una genetica così ottimale, appunto perché fate fatica a costruire la massa muscolare magra oppure a bruciare grassi, dovete pensare che la dieta comporta 2/3 dei vostri risultati e l'allenamento 1/3 dei risultati. Quindi la dieta è 2 volte più importante dell'allenamento. Questa è una cosa che io ho fatto veramente difficoltà a capire e non pensavo fosse così importante. Io pensavo, entro in palestra, mi sfondo, mi spacco il petto crescerà. No ragazzi, la dieta è la cosa importantissima, perché dovete pensare al vostro corpo come una macchina. Immaginate il vostro corpo è una Ferrari. Con la Ferrari gli metteresti il carburante meno costoso che trovate in circolazione? No, dovete dargli un carburante apposta che la faccia andare forte al massimo della potenza. Il nostro corpo uguale, la dieta è importantissima. Dovete dare al vostro corpo i nutrienti necessari, macro e micro nutrienti necessari per ottimizzare i risultati in palestra, per andare forti, per essere energetici e per migliorare la composizione corporea. Quindi la dieta è 2 volte più importante dell'allenamento se siete qui a guardare questo canale e non avete una genetica buona, perché è vero, abbiamo tutti amici che non possono mangiare di tutto e bruceranno comunque grassi, eccetera eccetera, ma per noi che siamo qua, purtroppo, non abbiamo una genetica ottima, la dieta veramente è importantissima, 2 volte più importante dell'allenamento. Perché tu puoi andare in palestra e spaccarti, ma se stai mangiando troppi pochi carboidrati, farai molta difficoltà a progredire col peso, farai molta più difficoltà a mettere su massa muscolare magra. Allo stesso modo, vai in palestra, stai facendo ore e ore di cardio per bruciare i grassi sull'addome, ma se la tua dieta non rispecchia un deficit calorico, ma un surplus calorico, perché dopo quella corsa mangi, non so, troppo cioccolato, anche troppo pollo e broccoli, e se vai oltre il tuo fabbisogno giornaliero, anche se pensi di star mangiando pulito, vedrai che non riuscirai a bruciare i grassi. Quindi la dieta veramente importantissima, non vi dimenticate di unirlo insieme se volete vedere allenamento, nutrizione, di unirlo insieme se volete i risultati ottimali. Un altro aspetto importantissimo che avrei voluto sapere è che dobbiamo sempre provare a fare il full range of motion su un esercizio. Io quando la prima volta che ho letto che per aumentare la massa muscolare devi progredire il carico, devi sollevare sempre più carico, ho iniziato a dire addio alla forma corretta di esecuzione di un movimento, ho iniziato a dire addio a tutto ciò e ho semplicemente mi spingevo ad aumentare sempre più carico. Quello che è successo è vero, all'inizio, i primi 2-3 mesi ho fatto dei gains incredibili, la mia forza è andata veramente fortissima, ma se poi però limitate il vostro range of motion e vi continuate a spingere, arriverà un punto dove magari vi infortunate e dovete star fuori per tanto tempo. Ed è da lì, veramente, mi sa, magari a settembre, scorso settembre, quando stavo nella mia fase di bulk, ho provato veramente a caricare tanto, provavo a sollevare sempre più peso e il mio range of motion per fare un esercizio si diminuiva sempre. Questo mi ha portato ad avere un problema alla spalla e un altro problema al petto, perché i carichi che sollevavo non li stavo sollevando con una forma corretta.
perché stavo pensando solamente a sollevare il peso. Invece no, ragazzi, importantissimo, non fate lo stesso mio errore che poi vi infortunate e dovete rimanere fuori per troppo tempo. I movimenti composti, squat, deadlift, tutto ciò, se lo fate con forma corretta non avrete mai problemi alla schiena, mai problemi alle ginocchia. Questi problemi nascono quando sovraccarichiamo il movimento e lo facciamo in modo incorretto, senza il full range of motion. Mantenete, mi raccomando, il full range of motion. Questo è anche un modo per vedere veramente quanto state aumentando di forza e quindi aumentando il carico, perché magari se il vostro range of motion è diverso ogni volta, ogni sessione, non sapete se realmente state aumentando di forza o se semplicemente state venendo giù di meno con i dumbbells, ad esempio. Quindi mi raccomando, mantenete il full range of motion, non vi infortunate, continuate bene a fare i progressi, non fate come ho fatto io che sono un cretino. Ultimissimo punto, l'errore che ho fatto è stato ascoltare tanti personal trainer, ascoltare bodybuilder più grossi di me, prendere informazioni da altra gente in palestra più grossa di me che mi diceva di copiare quello che stavano facendo, e tutte queste cose, ragazzi, secondo me è quello che veramente mi ha portato a un information overload e a un punto di stallo. Non ascoltate e soprattutto non paragonatevi ad altri bodybuilder che vedete, altra gente in palestra o a altri personal trainer. Per quale motivo? Perché non siete sicuri soprattutto di quello che stanno facendo loro e non sapete e soprattutto non avete la stessa loro genetica. Quindi, per prima cosa, tanti di loro magari stanno usando steroidi o altro, non ve la dicono tutta, quindi se voi replicate quello che vi dicono loro, non avrete sicuramente gli stessi risultati. Seconda cosa, magari abbiamo tutti una genetica diversa, quindi odio veramente. Certo, potete guardare gli altri per ispirazione, ma non guardate gli altri per paragonarvi perché rimarrete delusi. Io ho un amico che basta che va in palestra 2 settimane, può mangiare quello che vuole e subito avrà un fisico migliore del mio. Non so come, la sua genetica è molto migliore. Se io mi paragono a lui, vedo che in 2 settimane sta facendo dei risultati incredibili, anche se mangia di tutto, ma se io copiassi quello che fa lui, andrebbe terribile, inizierei a ingrassare, non avrei risultati, non otterrei risultati in palestra perché non lo starei facendo in un modo strutturato. Quindi, per noi che magari abbiamo una genetica meno ottimale, paragonarci con altri che non abbiamo idea di che genetica o di che sostanze stanno facendo uso, non è proprio impossibile. Se guardate gli altri per motivazione, ispirazione, va benissimo, ci stanno dei bodybuilder con dei fisici assurdi e volete arrivare al loro livello, va benissimo, ma ragazzi, rimanete umili e pensate a voi stessi, paragonatevi sempre e solamente con voi stessi, perché l'unica persona in questo mondo che ha la stessa vostra genetica siete proprio voi. La genetica controlla l'inserzione muscolare, come appaiono, i muscoli visivamente, dove vengono messe le riserve di grasso nel nostro corpo, cambia per tutti. Quindi mi raccomando, non paragonatevi agli altri, pensate a migliorare voi stessi. Se guardo, magari a me potreste dire che non ho un gran fisico, ma se paragono la mia foto di 4 anni, 6 anni fa, alla mia foto di 4 anni fa, alla mia foto di 2 anni fa e alla mia foto di adesso, io sono migliorato su tutti i fronti, ho stravolto completamente il mio fisico, sono felice, non mi devo paragonare con nessun altro, devo sempre provare a migliorarmi me stesso. Detto questo, spero vi siano piaciuti questi 2 video. Mi raccomando, se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, buttateci un like, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, qualsiasi cosa, Instagram direct message, rispondo a tutti. Mi raccomando, lasciatemi un like, un commento. Io vi voglio ringraziare tutti per l'attenzione. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.